2 secondi 9 per Henning. E adesso abbiamo colui che ha battagliato per 3 giorni proprio con Henning Solberg. Kimi Raikkonen, campione del mondo di Formula 1 del 2007, la sua seconda stagione quasi completa nel mondiale rally. Anche lui in questi giorni non era particolarmente contento della sua gara. Ieri addirittura ad un certo punto ha rilasciato una dichiarazione che non faceva sconti a se stesso. Ha detto: forse era meglio se fosse rimasto a casa, perché ho commesso davvero troppi errori, non ho guidato bene. Anche lui, possiamo, intanto vediamo che la sua macchina riporta i segni di una toccata precedente o forse di una foratura. Anche per lui possiamo fare un discorso in parte simile a quello di Matthew Wilson. Non sta più progredendo Raikkonen. Sì, lui sicuramente è... Questo per lui è il 18° rally in assoluto, però da un pistaiolo sull'asfalto, ci si è anche in passato, nell'anno scorso ci saremmo aspettati qualcosina di più. Pensate che lui ha vanta come miglior risultato un 5° posto l'anno scorso in Turchia sulla durissima terra turca, quindi in Germania invece l'anno scorso era arrivato 7°. Esatto, è un risultato quello che ha ottenuto lo scorso anno in Turchia che non è più stato in grado di ripetere. Lui forse non si è ancora abituato al discorso delle note, ovvero di avere di fianco uno che gli dice cosa fare. Lui è un gelido come personaggio, ma anche come pilota. Intanto già all'intermedio 2 secondi 8 rispetto al miglior tempo di Latvala. È una, scusami se ti interrompo, una prova come questa è particolarmente adatta alle caratteristiche di un pistaiolo. Assolutamente. Qui invece... siccome poi sono 3 giri, lo hai già provato, i piloti, dopo i pistaioli, quantomeno per loro questo diventa un circuito, dopo un giro l'hanno imparato a memoria. Perché memoria. Adesso non abbiamo il dato della lunghezza del singolo giro, fate il totale, fate i conti, 4 km e 3 diviso 3 sono un chilometro e mezzo circa la lunghezza del giro. Quindi è veramente... molto breve, fate conto che Monza sono 5600 metri, 5700 metri, quindi, e lo imparano a memoria in un giro. Qui è vero, c'hai delle chicane, ma ci sono le chicane anche a Monza. Sì, in qualsiasi fondamentalmente altro si tratta di curve 90 gradi, inversioni strette e chicane, è abbastanza facile banale da memorizzare. In più c'hai uno che ti aiuta e ti dice, ti ricorda com'è la 3.25, alto. È altissimo, quinto 3.25 tempo. E 5 è il quinto tempo, ma ha preso veramente veramente tanto. E l'apprendistato per Kimi Raikkonen, forse in questa stagione si sta anche facendo distrarre dagli impegni nella NASCAR. Dovrebbe... quello sì, sicuramente ha un programma variegato, ha degli sponsor che glielo consentono. Lui aveva già detto che ne faceva 12 di gare sulle 13 quest'anno, poi ne ha saltate 2 per gli impegni nella NASCAR. Vedremo che Ogier ha lo 0 del Messico e Loeb invece è sempre andato a punti, ma lui ormai ci va da 26 rally consecutivi. L'ultima volta che non è andato a punti in Grecia 2009 con quel famoso incidente. Ogier ha già dichiarato.